il gusto stesso diviene ormai un affare di regolazione, così tutto perviene a un buon livello, tra virgolette. E questo si trova nel volume 65 delle opere di Heidegger, a pagina 124, nell'edizione originale. Che gusto è questo? Questo è il gusto tecnicizzato, calcolato, ma non è solo una questione tecnica o al massimo tecnico-culinaria di Martin Heidegger. Qua stiamo parlando del gusto della vita o del suo disgusto o di algebre superiori nella metamatematica di Heidegger. La sua cucina è quella che il presidente della Corte d'Appello di Dresda, Daniel Paul Schreber, chiama cucina del diavolo, la cucina inversa, la cucina della vita a rovescio, che non riesce mai, e i suoi segnali possono anche essere incidenti che non fa bon ton o fragwürdig leggere, come cancri allo stomaco, diarree, stitichezze, anoressie mentali e bulimie monumentali. La regola, la norma e il motivo sono esche del gusto della vita, che non è il gusto dell'essere, quando invece sono prese come ideali, spalancano i battenti al disgusto incidente. Perché incide? Perché richiede l'analisi, questi segnali, chiamati malattie, e la decisione pragmatica.